È iniziato il secondo tempo della partita rappresentativa Ciaccarella contro lo Shakhtar Patrick, il risultato è di 5-3 per il Ciaccarella, solo due gol di vantaggio per una partita importantissima che potrebbe significare per il Ciaccarella la quasi conquista del titolo di regular season. Per ora lo Spartak osserva Del Vecchio, prova a partire, mezzo a tre, viene chiuso, D'Angelo recupera, poi De Falco rinvia. Del Vecchio prova col destro, schioppa in due tempi, poi parte, schioppa, serve ma non trova orefice. Gianni Ruggero prova a superare la metà campo ma De Falco chiude, palla dentro, occhio a Del Vecchio, De Falco rinvia, poi palla sui piedi di Acciaro che però non ha la reattività per calciare. Ancora secco Ivan Acciaro, ancora secco il bomber del Ciaccarella. Celestino osserva e ridacchia per la conquista del capocannoniere. Vediamo Nasti, allarga per Del Vecchio, colpo di tacco, ancora Nasti, prova il tunnel, Anziano, c'è fallo su di lui. Del Vecchio in area, parata di schioppa, poi Acciaro al volo, schioppa ancora Acciaro, finta, sinistro, miracolo di schioppa, prodezze di schioppa. Poi Gianni Ruggero per Cimino, ha negato la gioia del gol a Ivan Acciaro, schioppa, poi Cimino, salto d'avversario, arriva D'Angelo, gran chiusura, D'Angelo allarga, Gianni Ruggero riconquista la sfera, cerca ma non trova il suo compagno. Del Vecchio in area per Acciaro, schioppa, conquista anche la rimessa dal fondo con le mani. Angrisano cerca e trova Capasso, poi Gianni Ruggero viene fuori, Del Vecchio è partito anche Nasti, anzi no, era Del Vecchio il fratello, poi Acciaro salta, schioppa, Acciaro rientra, Acciaro, la firma del bomber Ivan Acciaro, 6-3. Schioppa, lancio lunghissimo per Angrisano che non aggancia. Occhio a De Falco che ha recuperato un buon pallone, De Falco fino in fondo, scivola. Gianni Ruggero chiude, pallone per Nasti, Del Vecchio Junior avanza, palla per Acciaro, in aria Acciaro, destro, fuori. Gianni Ruggero, grande sombrero sul suo avversario, poi Del Vecchio Junior, palo, pennellata. Che fenomeno anche lui, ancora Del Vecchio Junior sinistro e c'è il gol, 7-3, ormai un talento assoluto anche lui. Attenzione Angrisano, recupera la sfera, prova ad andare, Cimino recupera, sdratica il pallone nei piedi al suo avversario Cimino, prova a ripartire, De Falco chiude, De Falco rinvia, Del Vecchio chiude, ancora De Falco con le mani, salta Nasti, poi Del Vecchio, D'Angelo butta il pallone in avanti, poi Ruggero, Cimino, Acciaro, prova ad andare, salta due uomini, ancora Acciaro, va col destro, schioppa, Del Vecchio, Angrisano recupera e mette fuori, Del Vecchio con le mani, è una gran giocata quella di centrare Capasso sulla rimessa, poi Del Vecchio, De Falco col palo, si aiuta e rinvia. Che giocata di Del Vecchio in precedenza, Di Meo per Cimino, c'è Angrisano su di lui, Cimino non perde la sfera, ancora Cimino, prova il tunnel, su orefice. Ruggero cerca il pallone lungo, Ivan Acciaro, poi D'Angelo Junior in qualche modo, palla che rimane tra i piedi dei giocatori del Ciaccarella con Acciaro, finta, Del Vecchio, per Del Vecchio, col sinistro, schioppa, poi il rinvio di schioppa, palla che non esce, Cimino, sportellata con Angrisano, Del Vecchio, finta, va via, entra in aria, poi temporeggia e chiude D'Angelo, orefice per Angrisano, entra in area, Angrisano, Di Meo, poi con le mani per Acciaro, Nasti per Acciaro, finta, prova a entrare in area Acciaro, nasconde il pallone, Del Vecchio Junior ne fa un altro, 8-3, va la conclusione di D'Angelo, forte, blocca con sicurezza Di Meo, Acciaro mette giù Nasti, chissà se Ciaccarella potrebbe essere una rivelazione per la Champions, andarla
andarsela a giocare con l'over. Sono sicuramente molto più piccoli fisicamente, però tecnicamente questa squadra fa davvero paura. Vediamo Del Vecchio, chiude Angrisano, ma pallone ancora azzeccato al piede di Del Vecchio. Cimino, finta, doppia, poi rinvia Capasso con la mano. Cimino verrà ammonito. Attenzione ad Angrisano, Di Meo, una parata spettacolare di Davide Di Meo. Calcio d'angolo e va Capasso. C'è anche De Falco con i suoi centimetri, lascia l'incarico a Orefice. Palla dentro, salta Ruggero, poi Acciaro, arriva Orefice, Ruggero arriva, schioppa, la rimessa è sua. Schioppa un numeraccio, poi pallone perso, Acciaro porta vuota, Acciaro porta vuota, non tira, Acciaro fino in fondo, arriva al limite dell'area di rigore sinistro, il bomber Acciaro la mette dentro. 9-3 risultato per il Ciaccarella. Allora D'Angelo spara, palla fuori. Del Vecchio, ancora scambi con il fratello Del Vecchio, entra in area, Capasso chiude, esce, schioppa nella terra di nessuno, fuori Del Vecchio, schioppa per Angrisano, c'è solo Jenny Ruggero lì dietro, ma se la cava ancora Ruggero. De Falco prova a fare lo spaventapasseri, non riesce neanche in questo. Allora Cimino recupera contro Refice, Cimino porta la sfera, De Falco prova lui, palla che esce di niente. Attenzione, palla per Del Vecchio, prova a entrare in area, Del Vecchio salta, schioppa sul fondo. Occhio ad Angrisano, vediamo se ci arriva, c'è anche Orefice, Angrisano la tiene in campo, Orefice salta Ruggero, palla dietro, arriva Capasso fuori. Capasso mette giù, prova a girarsi, palla per Angelo Orefice, finta destro, sviene Orefice, palla sul fondo. Del Vecchio prova a ripartire, salta De Falco, Del Vecchio mette dentro, anzi non ha finta, chiude Matteo D'Angelo, sarà calcio d'angolo per il Ciaccarella che vuole continuare la sua goleada. Occhio al secondo palo, c'è Nasti, va Del Vecchio alla battuta, palla per scambio tra i due Del Vecchio, vediamo un po'. Del Vecchio Junior per Del Vecchio, salta benissimo tutti e due gli avversari, salta anche il terzo, poi fa una giocata pazzesca Del Vecchio, 10-3. De Falco va col destro, Di Meo, Acciaro va via mezzo a due, salta il terzo, Acciaro fa fuori anche Capasso, poi anche D'Angelo, calcione Acciaro, poi recupera D'Angelo, riparte 3 contro 1 D'Angelo, Ruggero sfiora Angrisano, fuori, occasionissima qui per lo Shakhtar. D'Angelo entra in area, D'Angelo, palla per Angrisano, Nasti, ancora D'Angelo, sarà calcio d'angolo per lo Shakhtar, sarà anche schioppa, occhio al secondo, dentro De Falco, fuori Nasti, rinvio lungo, Acciaro di testa, porta vuota, schioppa, recuperato. 4 minuti alla fine, il risultato è pesantissimo, 10-3, Capasso, arriva Nasti, D'Angelo su di lui, Nasti prova a farlo fuori, chiude D'Angelo, sarà rimessa per il Ciaccarella. Cimino, non si vede da un po', e infatti Cimino perde la sfera, forse è un po' sottotono in questi ultimi minuti. Cimino, D'Angelo prova a saltare Del Vecchio. La prima frazione di gara. Del Vecchio numero, saltato avversari Del Vecchio. Ma ancora Del Vecchio. Fino in fondo palo. Poi palla per Cimino che sbaglia ancora. Capasso sbaglia poi il passaggio. Anzi no, per Angrisano che parte. Angrisano. Sterzata, ma qui doveva almeno calciare Angrisano che prova a recuperare la sfera. Cimino cerca con un passaggio il suo compagno, c'è schioppa, altissimo, mette giù, palla per impazzito, attenzione, potrebbe esserci un cartellino, Capasso Orefice, 10-4, alla battuta Del Vecchio, attenzione, tutti fermi, Del Vecchio, rete, vale? Certo che vale, è 11-4,
tutto fermo, si ripete la battuta sul risultato di 11-4, è andato del vecchio Simone tra i pali, in avanti Di Meo! Batte lo Shakhtar, vediamo un po', uno schema alla Zemallandia, ma qui sbaglia tutto, schioppa. De Falco in avanti, Ruggero, De Falco prova a fare fallo, Cimino, D'Angelo scatenato, non si arrende, Matteo D'Angelo, poi Acciaro, salta il fratellino di D'Angelo, palla per del vecchio Andrea, poi chiude Angrisano, verticalizza per Orefice, mette giù, Orefice, destro fuori, scambio tra i fratelli D'Angelo, poi palla lunga per De Falco, Nasti recupera, Nasti prova il numero, serve del vecchio Andrea, poi però la palla finisce nei piedi di Jenny De Falco, anzi Vincenzo De Falco, sbaglia D'Angelo, Acciaro nell'incrocio, è un gol pazzesco di Acciaro, 12-4 De Falco per Capasso, 12-4 risultato che ora si allarga sempre più. De Falco, Di Meo in chiusura da terzino destro, Cimino prova a partire, chiude D'Angelo, palla che arriva dalle parti di Nasti, Nasti salta da D'Angelo, arriva D'Angelo Junior, poi del vecchio, occhio che potrebbe fare anche il gollozzo saltando tutti, ci prova, Orefice chiude, rimpallo, fuori Cimino, prova a passare in mezzo a due, ancora Cimino, vediamo un po', D'Angelo recupera, c'è solo Di Meo in chiusura, De Falco, scusate, del sinistro, la parata di del vecchio, poi Cimino sembra andar cadendo, poi infatti cade, Nasti si allunga la sfera, viene messo giù, c'è fallo, Nasti dentro, blocca, no, no, vale. Punizione per il Ciaccarella, c'è Nasti sulla sfera ma potrebbe tentare la sorpresa del vecchio, che prende il pieno De Falco, ancora del vecchio, finta, attenzione porta vuota, Angrisano recupera, potrebbe anche darla ad Orefice, lo fa, è Di Meo, chiude, Orefice dentro, Di Meo, poi Angrisano, numero Angrisano, non va, e finisce così, 12-4, Ciaccarella allunga sullo Spartak a +4, aspettando che la squadra di Savino giochi domani contro l'Arsenal.